Scrivetemi nei commenti se anche voi, come me, siete in erezione totale da ieri dalle 11 meno un quarto. Io sì. E credetemi che a 43 anni non è affatto una cosa scontata. Ieri abbiamo ottenuto una vittoria assolutamente importante, una vittoria secondo me basilare per il proseguio della stagione. Ma analizzando la cosa a mente fredda, ho capito una cosa molto importante. Questa partita ci ha insegnato una cosa molto importante, ovvero il fatto che in campionato, come in Champions, se noi siamo in grado di preparare e di giocare una partita come si deve, non ce n'è per nessuno. In relazione alla partita di ieri, infatti, non bisogna fare i complimenti solamente agli 11 scesi in campo, ma bisogna fare i complimenti anche a Simone Inzaghi, perché ha preparato una partita veramente in maniera impeccabile. Ieri noi abbiamo annullato completamente il miglior attacco della Serie A. E vi dirò di più, Se questa partita fosse finita 0-0, cioè se ci fossimo semplicemente limitati a contenere il miglior attacco della Serie A, io sarei stato comunque felice. Sarei stato comunque felice e avrei dato un bel 7 alla prestazione dell'Inter. Ma non abbiamo fatto solo quello. Siamo riusciti anche a vincerla. Siamo riusciti a vincerla attaccando e procurandoci una miriade di occasioni. E qui viene l'unico tasto dolente relativo alla serata di ieri. Le eccessive palle gol buttate. Questo è un problema, ragazzi. E capisco che in un momento di felicità, in un momento di gioia, in un momento di esaltazione, bisognerebbe parlare di tutt'altro, però è evidente che l'Inter abbia un problema di concretezza sotto porta. Ho rivisto ieri sera l'occasione di Di Marco. Allora, in quell'occasione la porta era vuota, cioè Di Marco bastava solo che la appoggiasse verso la porta, invece ha crossato. Lukaku si è mangiato un gol davanti al portiere, Darmian idem. Ragazzi, allora, non capita in tutte le partite di avere 3 o 4 occasioni nitide da gol come queste. Se di queste 3-4 non ne metti dentro neanche una, ragazzi, è un problema. È un problema perché ieri ci è andata bene, perché nonostante ne avessimo avute 3-4 di limpide, siamo comunque riusciti a crearcene altre. Ma non funziona così, perché il giorno in cui troverai una squadra più ermetica, il giorno in cui troverai una squadra che non ti fa tirare in porta, sono cazzi. Perché quelli ti concedono 1-2 occasioni a partita e se non le sfrutti, pareggi o perdi. È questo il problema. Comunque, tralasciando questo discorso, cosa ci regala questa partita? Il titolo del video è eloquente. E adesso cosa succede? Adesso succede una cosa molto semplice. Abbiamo preso manciate di autostima e ce le siamo messe dentro alle mutande. Adesso abbiamo il cazzo duro. Cosa significa? Significa che non ci fa più paura nessuno. Dopo Barcellona, comunque avevamo racimolato una grandissima quantità di autostima, ma adesso non ce n'è veramente più per nessuno. Adesso bisogna essere saggi. Bisogna avere una mentalità vincente, bisogna dimenticarci di questa vittoria e continuare a farne altre. Perché? Perché se noi guardiamo la classifica, eccola qua, la classifica, vediamo una cosa particolarmente interessante. Ci sono 4 squadre, Napoli, Milan, Juve ed Inter. Fondamentalmente questa partita non ha cambiato un cazzo a livello di classifica, ha cambiato più che altro a livello di mentalità, a livello psicologico. Però se l'avessimo persa, e si nota chiaramente dalla classifica, saremmo precipitati,
probabilmente avremmo dato completamente l'addio a qualsiasi velleità di vincere lo scudetto. Adesso invece no, perché di fronte a noi ci sono tre squadre. Ci sono tre squadre completamente diverse l'una dall'altra. Innanzitutto c'è la Juve. La Juve è quella che mi fa più paura di tutte. Perché mi fa più paura di tutte? Perché ha culo. Ma non un culo normale. Un culo bello, rotondo, grande. Kim Kardashian, Valeria Marini, queste cose qua. E la cosa più preoccupante è che contro il culo sei impotente. Perché se tu hai a che fare con una squadra tecnicamente migliore, se tu hai a che fare con una squadra atleticamente migliore, è un conto. Puoi apporre delle contromisure, ma contro il culo cosa fai? Cosa puoi fare contro una squadra che senza mezza squadra vince comunque, con un gol al 92esimo, su deviazione, squadra che riesce a vincere senza fare tiri in porta, non è il caso di ieri, ma è successo. Cosa fai contro una squadra del genere? Cosa fai? Niente. Sei assolutamente impotente contro una squadra del genere. Assolutamente e totalmente impotente. Ed è per questo che la Juve mi fa paura. Mi fa tanta paura. Gli juventini dicono che prima o poi questo culo finirà, che non si può avere culo per sempre, però se io devo dirvi la verità, a me fa più paura avere un avversario fortunato che un avversario tecnicamente più forte di me. Poi c'è il Milan. Il Milan, tra le tre, secondo me è quella più accreditata nel vincere lo scudetto. Perché? Perché è una squadra che secondo me ormai ha imparato a vincere. Non è una squadra che vince semplicemente, è una squadra che ha imparato a vincere. È una squadra che con l'andare del tempo si è creata una sorta di mentalità tale per cui non ha più paura di nulla, tale per cui scende in campo sapendo di avere concretissime possibilità di vincere qualsiasi partita e non hanno paura a farlo, entrano consapevoli della vittoria e questa è una mentalità veramente importante ed è per questo che mi fanno parecchie paure e secondo me sono quelli più accreditati alla vittoria dello scudetto. Non voglio gufare i milanisti, però è la mia idea e ve la dico. Per ultimo c'è il Napoli. Allora, il Napoli ha una miriade di punti di vantaggio, ne ha addirittura 8 su di noi e 5 sul Milan, che sono tantissimi. Il Napoli ieri è uscito sconfitto, ma ragazzi, è uscito sconfitto dopo 11 vittorie consecutive e ha perso fuori casa con l'Inter, ha perso con l'Inter a San Siro. Una vittoria, una sconfitta che ci sta. Quindi, definire il Napoli morto per quello che è successo ieri sarebbe la più grande cazzata che si possa dire. Dopo è logico che è perché Spalletti e da gennaio non riesce più a capirci un cazzo, tutto quello che volete, ma se voi pensate veramente che il Napoli sia morto, ragazzi, state sbagliando di grosso. Il Napoli rimarrà là sopra ancora per molto tempo. Quindi non sarà facile la scalata, soprattutto perché quando tu insegui non sei artefice del tuo destino, non sei padrone del tuo destino. Devi sperare negli errori altrui, come è successo ieri sera. Quindi, che dire, la felicità c'è, la gioia c'è, l'erezione c'è, però adesso ci si deve concentrare sul futuro e continuare soprattutto a giocare come abbiamo giocato ieri, perché, cari miei paladini, cari miei interisti, siete stati veramente fantastici. Ciao ragazzi.